Buongiorno, sono Michela e oggi in collaborazione con la Lee prepareremo dei biscotti caffè e zenzero. Gli ingredienti sono 280 g di farina, 120 g di zucchero, mezza bustina di lievito, una tazzina di caffè, 80 g di burro, 2 uova e un cucchiaino di zenzero grattugiato. Questi biscotti sono semplicissimi da fare perché mettiamo tutti gli ingredienti nello stesso momento nella planetaria fino a quando non si sarà formata una palla. Versiamo lo zucchero, la farina, il burro, le uova, il lievito, il caffè e lo zenzero grattugiato. Per i nostri biscotti useremo un gancio a uncino che ci permetterà di impastare come se stessimo usando le nostre mani. L'impasto dei biscotti è pronto. Ora dobbiamo avvolgerlo nella pellicola e metterlo in frigo a riposare. Possiamo anche decidere di dividerlo in diversi spessori. Il cilindro di pasta è pronto, riponiamolo in frigorifero per almeno mezz'oretta. L'impasto si è rassodato, ora con l'aiuto di un coltello tagliamo delle piccole rondelle, le adagiamo nella teglia e cuociamo in forno per circa 15 minuti a 180 gradi. I biscotti caffè e zenzero sono pronti, il mio consiglio è quello di degustarli con dell'ottima cioccolata calda. Buon appetito, alla prossima!